amici, eccoci qua, bentornati per questo sesto video. Come promesso, oggi parleremo della scala esatonale. È una scala, come dice il nome stesso, di sei note e tutti la conosciamo come una sovrapposizione di due triadi aumentate a distanza di un tono. Vediamola subito sullo strumento. Allora, la nostra prima triade, partendo dal Do, è Do, Mi, Sol, Diesis, ossia fondamentale terza maggiore quinta aumentata, mentre la seconda, partendo dal Re, sarà Re, Fa diesis, La diesis. Ok, vediamo adesso gli intervalli della scala. Do come fondamentale, Re come seconda maggiore, Mi come terza maggiore, Fa diesis come quarta aumentata, Sol diesis come quinta aumentata o anche sesta minore, possiamo scegliere dato che è una scala di sei note, e poi abbiamo il Si bemolle come settima minore, e infine la tonica. Ok, adesso proviamo a trovare delle possibilità per armonizzare la nostra scala. Essendo una scala simmetrica, quindi costituita interamente da intervalli di tono, possiamo veramente sbizzarrirci a trovare tutte le possibili armonizzazioni, e sono veramente tante, io ve ne mostrerò alcune. Naturalmente partiamo proprio dalla nostra triade aumentata, che possiamo spostare di tono in tono, quindi... Chiaramente vi invito a trovare delle diteggiature per diciamo rendere vario questo fraseggio. Poi possiamo, ad esempio, sempre all'interno di questa triade andare a prendere solamente l'intervallo di quinta aumentata, quindi, o anche solamente l'intervallo di terza. Però vediamo adesso anche sulle altre corde quali possono essere gli intervalli, diciamo, anche più comodi da prendere o più particolari a livello proprio di sound. Se andiamo tra la terza e la seconda corda troviamo questo intervallo, che è un intervallo sempre di terza. Possiamo chiaramente suonare sia a livello armonico che a livello melodico. E fraseggiarlo come meglio, diciamo, crediamo. Poi, altri intervalli molto interessanti, partendo dalla quarta corda, possiamo trovare questo intervallo sempre molto simmetrico, che è un intervallo di nona. Andando un tono avanti, otteniamo quest'altro intervallo molto particolare. Oltre agli intervalli di due note, possiamo chiaramente fare anche proprio delle armonizzazioni con degli accordi veri e propri. Ad esempio, un accordo che otteniamo armonizzando la scala esatonica è proprio l'accordo di settima nona. Anche l'esempio che ho fatto con la base iniziale, ho preso degli accordi di settima nona e li ho spostati, diciamo, per rendere poi, creare delle variazioni armoniche. Allora, oltre all'accordo di settima nona, naturalmente abbiamo anche la triade, semplicemente la quadriade di settima, però a cui abbiamo omesso la quinta, perché altrimenti dovremmo utilizzare la quinta bemolle, che possiamo mettere dopo la settima per ottenere la tredicesima bemolle. Se la tonica che abbiamo al basso la portiamo invece al cantino, quindi al canto, come prima corda, otteniamo questa posizione che è molto interessante. Poi da qui
qui possiamo semplicemente andare avanti sempre di un tono su qualunque delle voci dell'accordo per ottenere sempre delle nuove posizioni. Quindi per esempio se la tonica la portiamo un tono avanti otteniamo questa posizione, oppure portiamo avanti di un tono la seconda voce, otteniamo quest'altra posizione molto interessante. E quindi possiamo fare questo esempio ad libitum, sia portando la voce in avanti di un tono e sia indietro di un tono. Quindi diciamo le possibilità sono veramente tante. E spero come sempre che questo materiale vi sia stato utile per il vostro studio, per la vostra ricerca musicale e niente, io vi auguro un buono studio, naturalmente seguite il canale, iscrivetevi, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche e soprattutto lasciate i vostri commenti per qualunque tipo di chiarimento. E vi anticipo anche l'argomento della prossima lezione che verterà sempre sull'armonizzazione, ma in questo caso di una scala molto particolare che il modo maggiore armonico, da cui ricaveremo diciamo una progressione veramente molto bella e particolare. Quindi seguitemi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!